Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo Venosa e Dacerenza, oggi tappa a Melfi ed era lì per noi l'inviato Angelo Oliveto. Sicuramente c'è da mantenere alta l'attenzione, insomma, anche perché abbiamo una zona industriale importante con 15.000 insomma, lavoratori che girano, però io dico che, insomma, che ci sta molta attenzione da parte appunto di tutte le forze insomma, addette alla pubblica sicurezza e soprattutto dalla prefettura. Resta alta l'attenzione della prefettura di Potenza e delle forze dell'ordine nei 12 comuni del Vulture Melfese. A Melfi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di Potenza ha analizzato la situazione dell'area, tra le più colpite da fenomeni malavitosi. Nel corso degli anni ci sono stati episodi anche particolarmente violenti. Anche le ultime indicazioni della relazione semestrale della DIA hanno evidenziato una presenza di clan criminali che ci fanno pensare essere ancora zona sulla quale è importante l'attività di prevenzione e di contrasto. Al tavolo di Melfi sono state esaminate anche le misure di accoglienza e assistenza messe in campo profughi ucraini. Noi abbiamo in provincia di Potenza ad oggi oltre 800 presenze di profughi ucraini, sono donne e bambini prevalentemente, sistemate in strutture private attraverso evidentemente un filtro che è quello che è passato sulla nostra unità di crisi in prefettura e questo aiuta, agevola sicuramente la capacità di inserimento. Laddove eventualmente dovesse esserci la necessità, anche su richiesta delle stesse famiglie, di attivare i CAF, noi siamo già pronti perché abbiamo potenziato e rafforzato queste strutture.